Bentornati, bentornati cari amici di Radio News 24, nuove pillole, nuovi approfondimenti per voi. Torniamo ancora e diamo un gran saluto a Gio Santonastase, responsabile commerciale dell'azienda Tutto Logistica. Bentornato Gio. Ciao a tutti. Bentornato. Allora, iniziamo oggi ad approfondire questo argomento, che è quello dell'allestimento del magazzino. Quindi io farei un discorso generale, chiedere ovviamente a lei, che è un professionista nel settore, da dove si parte e ovviamente poi andiamo ad approfondire il discorso del magazzino e del suo allestimento. Grazie. Bene, allora, prima di tutto bisogna distinguere se un magazzino è da riconfigurare, quindi un magazzino già esistente, fatto male, che bisogna mettere a posto, oppure se bisogna progettare un magazzino da zero. Di norma, se si deve fare da zero, bisogna partire dai lotti base che si movimentano, quindi l'azienda deve sapere la dimensione dei lotti, il loro peso e il loro flusso. Quindi, partendo dai lotti, si scelgono i carrelli e con i carrelli si allestisce il magazzino. Logicamente io ora non parlo di grandi strutture organizzate, perché lì andiamo in una complessità infinita, parlo di piccoli magazzini. Quindi se la merce che scarica l'azienda sono scatole, ci servirà un certo tipo di magazzino. Se queste scatole sono scatoloni, ad esempio, che si movimentano così, se invece la merce è posizionata su dei pallet, allora ci saranno altri tipi di magazzino. Ci servirà ad esempio una scaffalatura bifrontale, che è studiata apposta per il posizionamento dei pallet. I pallet normalmente è 80x120, c'è uno standard internazionale, viene chiamato Europallet o EPAL, e quindi sono tutti uguali, e di conseguenza le scaffalature hanno le misure specifiche per questi europalli. Se invece si tratta di scatole, ad esempio, ci vorranno delle scaffalature che hanno le misure precise per quelle scatole. Se invece si tratta di merce sfusa, ad esempio come per i magazzini di produzione che devono far arrivare le materie prime, come ad esempio tubi o barre d'acciaio che non sono posizionabili su un bancale, in questo caso si utilizzeranno dei cantilever, che sono una sorta di scaffalature fatta a bracci metallici. Io faccio sempre l'esempio, sembrano dei tralicci dell'elettricità, e su questi bracci si posizionano questa tipologia di merci. Quindi, una volta stabilito questo, si parte dalla planimetria del magazzino e l'ingegnere normalmente sviluppa le scaffalature in base alla massima capacità di stoccaggio volumetrica del magazzino, in modo da sfruttarla al massimo. Dopodiché ci sono le varie ottimizzazioni. Allora, la suddivisione, come ho già detto in passato, in zone, quindi abbiamo l'area ricevimento, l'area controllo, perché la merce che è arrivata l'operatore deve controllare che sia conforme, e poi la merce che non è conforme viene posizionata in un'altra area che sarà lì adiacente, la merce conforme andrà nell'area di sballaggio, verrà separata, smistata, reimballata e poi posizionata. E bisogna conoscere i KPI. I KPI sono le chiavi di performance di un prodotto, quindi sapere, conoscere la giacenza, cioè il ciclo di vita di questo prodotto, quanto velocemente circola all'interno del magazzino, quanta richiesta c'è, se rimarrà all'interno 2 mesi, se rimarrà all'interno 1 anno, la sua dimensione e appunto il posizionamento, che dipenderà dal ciclo. Quindi i prodotti che hanno un ciclo rapido verranno messi più vicino all'area di prelievo, i prodotti che hanno un ciclo più lungo verranno messi lontano. Non solo, questo incide anche molto sul cash flow aziendale, sul flusso di cassa, perché logicamente più merce abbiamo in magazzino, meno soldi ci sono in banca. Quindi l'obiettivo dell'imprenditore è ottimizzare il magazzino, nel senso di trovare, sfruttare tutta la capienza possibile e soprattutto acquistare soltanto la merce che ha una circolazione veloce. Quindi si usano ad esempio in questo caso degli indici, dei calcoli, è molto conosciuta la legge di Pareto,
parito era un matematico che ha scoperto che praticamente l'80% della performance in qualunque settore deriva dal 20%. Ad esempio, l'80% dei profitti che ci sono sui prodotti di un magazzino dipende dal 20% dei prodotti. E quel 20% saranno quelli che fanno guadagnare di più, poi abbiamo un 30% che danno un guadagno medio e un 50% che danno un guadagno minimo. Quindi tutti questi parametri bisogna analizzarli e poi dopo da lì disegnare il magazzino. E come si allestisce dopo? Dopo bisogna semplicemente posizionare le scaffolature. L'ingegnere, in base a tutte queste informazioni, sceglie la tipologia di scaffolature e sceglie anche il posizionamento per evitare i nodi e i passaggi di congestione. Poi abbiamo altre cose che possono influire, come ad esempio i portoni. Ci sono magazzini che hanno dei portoni al loro interno e ad esempio un portone manuale potrebbe rallentare l'operatore che passa con il muletto, e adesso esistono portoni avvolgibili dotati di sensori. Sul muletto è montato un sensore, quando il muletto si avvicina alla porta, la porta lo riconosce, si alza, l'operatore passa e poi la porta si richiude. E poi tutta la tecnologia e il software, cioè le attrezzature di picking. Il picking è il prelievo del singolo pezzo, della singola unità che l'operatore fa quando deve evadere un ordine. Come registra questa informazione? Utilizza un attrezzo elettronico che è in grado di leggere il codice a barre posizionato sulla scatola. Questa informazione entra nel sistema informativo, va nel gestionale e il gestionale monitora la quantità, le scorte e via dicendo. Quindi è tutta una complessità che va abbracciata, che parte da attrezzature fisiche fino alla tecnologia e fino al giusto comportamento. Come dicevo anche in passato, ad esempio, una delle tecniche di Gemba Kaizen, che è sviluppata dai giapponesi, loro sono quasi ossessionati dalla pulizia, utilizzano una metodologia, ad esempio applicano un cartellino rosso su tutte le attrezzature, perché all'interno del magazzino non ci deve essere niente di inutile o non utilizzato. Poi creano un'area, una sorta di limbo, prendono tutte le attrezzature che vengono utilizzate poco, le mettono lì. Okay. Dopodiché, se nell'arco di 6 mesi o 12 mesi un operatore va a reclamare quell'attrezzo perché lo deve usare, lo deve dimostrare, viene reimmesso in magazzino. Se entro un anno quell'attrezzo non è stato usato, devono sbarazzarsene. Quindi, questo permette di mantenere sempre pulito. Quindi tutti i processi vanno standardizzati, bisogna creare un meccanismo quasi automatico che è possibile adoperare in magazzino, così come è possibile adoperarlo in ufficio o in altre aree e in altri progetti. Quindi la standardizzazione è importante. E poi, infine, oltre alle attrezzature, c'è anche un'altra pratica che si fa molto spesso, è l'utilizzo dei segnali di pericolo, e questi sono obbligatori, nel senso ben chiari, posizionati in ogni posto. Ogni scaffalatura deve riportare la sua tabella che indica la portata, la tipologia di merce e via dicendo, i dati del produttore, tutti i cartelli di sicurezza, tutti i percorsi pedonali, perché all'interno di un magazzino non è che uno può camminare e andare dove vuole, bisogna stabilire un percorso pedonale, che è un percorso sicuro, dove la persona che va a piedi si muove in totale sicurezza, quindi non c'è nulla di lasciato a caso. E in più, cartelloni che incentivano il mantenimento della pulizia, quindi proprio cartelloni visibili attaccati alle pareti che ricordino all'operatore che mantenere pulito l'ambiente di lavoro è importantissimo, migliora la performance, migliora la qualità del lavoro e migliora la sicurezza. Ci sono tantissimi dettagli che vanno curati in questo senso. Comunque i KPI sono il punto di partenza di tutto. Grazie mille allora Gio ancora per questo approfondimento. Per il momento io le mando un grande saluto, ma ci ritroveremo sicuramente con nuove pillole informative. Ciao a tutti.